Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato alle interviste di Calabria News 24. Oggi incontriamo il vicepresidente nazionale di Agrocepi, Cristian Vocaturi. Ben ritrovato. Salve. Allora, dobbiamo parlare con lei di un argomento molto importante, la famosa percentuale del 20% che deve essere dedicata appunto per i succhi di frutta, ma in realtà appunto Agrocepi spinge che anche le multinazionali possano attenersi alla regola, che non sempre è così, vero? Diciamo che è una legge un pochino che ha illuso le aziende agricole, sia le aziende agricole che le cooperative che fanno commercializzazione di agrumi e forse anche le industrie stesse che oggi si trovano in difficoltà perché di fronte ad alcune aziende o alcune cioè alcuni magazzini che fanno lavorazione di agrumi e chiedono di avere un prezzo superiore a quello che è stato negli anni precedenti proprio appunto per il 12% passato al 20%, diciamo che ha creato un pochino di fibrillazione nel settore, perché in realtà è una legge che è stata portata in Parlamento, quindi votata, non è un decreto ministeriale, non è un decreto che esce dal Ministero dell'Agricoltura, è una legge che passa questa percentuale dal 12 al 20%, ma che passa la percentuale soltanto su un tipo di denominazione, si parla denominazione in etichetta, succhi di aragia oppure aranciata. Ecco, qual è l'intoppo? Cioè, qual è, diciamo, come si può cadere nell'errore? E perché soprattutto alcune aziende, alcune industrie non rispettano questa percentuale? Cioè, come fanno a non Allora, diciamo rispettarla? che poi si è fatto anche un altro errore, che è quella che si è uscita con slogan dove si era raggiunto un risultato importante, che io non vedo, a mio parere, perché quando ti trovi una grossa tipo azienda come Coca-Cola, quindi Fanda, Certo. che fino al 2017 usciva con Fanda Aranciata e nel 2018 esce con Fanda Original, cambiando il nome Aranciata, può utilizzare la percentuale al Ecco, 12%. questo vicepresidente lo volevo Che sottolineare. Fanda però fa legittimamente, cioè non ha fatto nulla di. Legittimamente, cioè, allora, il Cioè. punto è questo, laddove c'è stato questo cambio da 12 al 20%, qualche grande industria, come appunto quella che lei ha citato, della Coca-Cola, della Fanta, eccetera, Come l'ha fatto anche la San Pellegrina, San Pellegrina, San Pellegrina Aranciata, viene assolutamente, oggi chiamata San cambiando Pellegrina. semplicemente l'etichetta, non Sì, non utilizza il utilizza il 20%. 20%. Quindi questo va chiaramente a scapito delle Ovviamente, imprese, cioè, anche quelle più piccole, ovviamente, tutti che. pensano che c'è il 20% di succhi, ma in E realtà non è invece così. non Cioè, no. c'è, Se non noi c'è. prendiamo una lattina di Fanda, adesso vedrai Fanda Original, giri la lattina e dietro c'è il 12%, non E c'è il qua 20%. spieghiamo una cosa importante. Agrocepi, appunto, attraverso appunto, la sua persona, vuole proprio portare questo in Parlamento, nel senso, vuole convocare un tavolo nazionale per chiarire appunto questo aspetto e cercare di tutelare le La aziende. polemica, più che polemica, poi è una polemica costruttiva, diciamo. Io già l'ho portato sui tavoli nazionali, ho scritto proprio come vicepresidente nazionale e come anche coordinatore Regione Calabria di Agrocepi, ho scritto perché comunque la segnalazione è partita dalla Regione Calabria. Le nostre cooperative associate che fanno lavorazione di agrumi sono andate in fibrillazione, chiedono di avere invece di 12, 18, 16, 17 centesimi sul prodotto, che è giusto che sia, perché se la Certo. percentuale aumenta, ciò significa che hanno più bisogno di frutto. E in realtà poi non arriva nessuna risposta positiva perché comunque, ripeto, non c'è realmente questa E percentuale. adesso cosa Quindi succederà? ho preso l'argomento, l'ho portato sul tavolo nazionale di Agrocepi, dove i nostri uffici legali stanno già lavorando e capire come può essere modificata la legge. E abbiamo chiesto già di intervenire in Parlamento e cercare di capire se, o meglio, se ci danno una risposta, cioè, su Vogliamo questo. ricordare anche ai nostri telespettatori, prima di chiudere, quanto agrume, cioè quante arance anche o clementine proprio dei nostri territori vengono utilizzati da queste grandi industrie. Ma diciamo che quello che sta andando, che è molto più forte nella nostra zona, nella Sibaritide, nella parte ionica, in tutta la Calabria, è il Clementino. Però anche sulle arance facciamo un bel lavoro, dove una parte del calibro piccolo lo diamo all'industria per poter poi
cioè lavorare il prodotto e mandarle a questi grandi colossi internazionali che ci sono. Ecco, vicepresidente, veramente in chiusura brevemente, lei chiaramente come vicepresidente di questa associazione, questa importante associazione di categoria, raccoglie sicuramente le istanze dei produttori. Qual è la lamentela principale? Dei produttori in questo caso c'è stata anche una diciamo, poi quando sono uscito con un comunicato stampa sabato mattina, comunque c'è stata anche una buona parte di amici consumatori che ti chiamano e dicono: ma com'è possibile? Noi sappiamo, bisogna leggere l'etichetta, e che non tutti fanno, non c'è questa educazione. Uno si aspetta il 20% e magari non può sapere tutti i meccanismi che ruotano attorno ad etichette o escamotage che poi una grande industria può trovare. Però l'industria lo fa in modo legittimo. Sì, sì, perfetto. Il problema è che cambio la denominazione. Il problema è che va cambiata proprio la legge. Va cambiata la legge, la porteremo, abbiamo già scritto e quindi stiamo attendendo risposta, dove invece di inserire e di parlare di denominazione parliamo di succo. Chiarissimo, vicepresidente, allora ci terrà poi aggiornati su quanto accadrà. Questa è una battaglia sicuramente molto importante per i nostri produttori e anche per i consumatori, come sottolineava lei. Bene, grazie ancora a Cristian Vocaturi, vicepresidente vicario nazionale di Agrocepi. Noi ci vediamo più tardi. Grazie.